Bene, partiamo per questa avventura. Monticelli Canossa. Sarà da quando avevo 18 anni che la stavo programmando, era Milano Canossa in tenda. Oggi la facciamo in giornata, qualche anno dopo. Vediamo come va. Signori, buongiorno. Dopo 3 ore di via Emilia, non solo via Emilia, però la maggior parte in via Emilia, in mezzo al nulla, cominciano a vedersi le colline. In teoria fra un'oretta potrei arrivare a Fornovo Val di Taro, comunque ai piedi della Cisa. Ho rallentato il primo pezzo perché ho fatto 4 chiacchiere con un arzillo 80enne, anche lui in bicicletta da corsa. Ho preferito godermi il viaggio e la compagnia piuttosto che andare a una media che non mi avrebbe né tolto né aggiunto nulla al viaggio. E andiamo avanti. Siamo a 92 chilometri. Stanco sì. Via del Conventino, ombra, fresco, ma dissestata purtroppo. Andiamo avanti. Busco di mangiare e riparto, lo giuro. Dov'è che siamo? Centro Parco Casinetto. Bene. Sono a una ventina di chilometri da Berceto. Dura. Scarpe, secondo me, da cambiare. Stringono troppo. Però la porto a casa. Siamo a 7 ore di pedalata, 140 chilometri. Ho scampato un temporale, un acquazzone, grazie all'appoggio di Claudia. Spettacolo. Adesso sono sulla statale, no, sulla statale, sulla strada che porta alla Cisa, sì, sulla statale. Credo ancora 30-40 minuti e su mi aspetta il dolcetto. Yuhu! La Cisa è andata. Sto passando Pontremoli. 7 ore e 42 di bicicletta,
buono, contento, goduria, bello, mi piace. Via, 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 via! Questa è la Lunigiana! Questo era un too big. Ora tieni la destra. 3 km. Villa Franca in Lunigiana! Ci siamo! Gesem! Spettacolo! Dai! Ultimo sforzo, dobbiamo arrivare lassù. Quanto ci vuole? Non lo so, non mi interessa. Ci mettiamo quel che ci mettiamo, ormai ci siamo, il paradiso. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ah. Oh. E anche questa è fatta, ultima discesa e ci siamo.